Se credete nella fortuna e nelle coincidenze, allora non potete perdere in streaming il 50° film di Woody Allen. E forse l'ultimo, Un colpo di fortuna, Coup de Chance. Il film parla infatti del ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Incontriamo Fanny e Jean, che sembrano apparentemente la coppia di sposi ideale. Sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny si imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Se pensate che si tratti di una commedia romantica, siete fuori strada. Woody Allen torna infatti a giocare con i temi sulla falsa riga del suo film del 2005 Match Point, dicendo a proposito di Un colpo di fortuna: posso solo dirvi che si tratta di un film poliziesco, una storia seria di crimini e punizioni, con una dose di romanticismo naturalmente. Il regista premio Oscar torna a scegliere Parigi come location di un suo film, anzi il suo ultimo film, per la prima volta girato completamente in lingua francese. Prima della distribuzione della pellicola infatti, Allen ha più volte dichiarato che questo sarebbe stato il suo ultimo lavoro, ma poi a Venezia 80 durante la presentazione pare essere tornato sui suoi passi, parlando in un'intervista della possibilità di proseguire la sua carriera grazie a un'idea su un nuovo film ambientato a New York, dicendo che, usando le sue stesse parole, se qualche pazzo ha voglia di produrmelo, io lo farei volentieri. Se non avete visto al cinema Un colpo di fortuna, Coup de Chance, il film arriva su Sky e Now da mercoledì 27 marzo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e continuate come sempre a seguirci per rimanere aggiornati sul meglio degli arrivi in streaming.